candela della mostra e poi seguiamo davvero il percorso, andiamo a vedere le mostre. Voi scusate, ma io sono una rodiana, ma mi siedo a vedere le fotografie. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti e mi unisco a tutti i ringraziamenti della dottoressa Bandera. Ringraziamo i colleghi che mi hanno aiutato, prima di tutto l'ufficio mostre, Alessandro, Isabella, Elena e Valentina che mi hanno dato una mano enorme nella realizzazione di questo progetto, i fotografi che si sono sbrigati a fare le fotografie in 2 giorni a tempo di record, i restauratori di Brera, Sara, Andrea e soprattutto Paola che mi hanno coadiuvato in questo lavoro bellissimo e particolarissimo. Tra l'altro mai era capitato credo a nessuno di mettersi a lavorare con dei quadri così piccoli e prima di tutto ringrazio il settore editoriale di Schirà che hanno lavorato giorno e notte e soprattutto un grazie speciale e particolare incredibile va all'archivio Zavattini che ha lavorato tantissimo perché questa mostra si può realizzare finalmente. Non ce l'avremmo fatta mai senza l'aiuto dell'archivio Zavattini, di tutto il lavoro fatto da Giorgio Boccolari e Roberta Ferri, che oggi non sono fra noi per motivi personali, e soprattutto un grazie di cuore va ad Arturo Zavattini, che non è tra noi per motivi di famiglia, mi ha appena telefonato, fa un bocca al lupo a tutta la mostra, saluta tutti, ed è una persona che ha dedicato tutta la sua vita a suo padre. E continua a lavorare incessantemente per preservare e diciamo valorizzare e promuovere quella che è la verità e l'eredità di Zavattini. In mostra, come vi diceva la dottoressa Bandera, sono esposti tutti e 152 i quadri acquistati dal Ministero nel 2008, per fortuna recuperati perché Zavattini dovette vendere per motivi economici nel 79 questa enorme collezione che era fatta di 1500 pezzi, quadretti piccoli, tascabili, che si potevano mettere in valigia, che era il collezionismo inventato da Zavattini, che è il collezionismo casalingo per tutti. Il collezionismo povero, tra virgolette, siccome lui dice non potevo permettermi quadri di grandi dimensioni, ho commissionato agli artisti quadri piccoli, più economici. E Zavattini tiene tutti i quadri suoi in casa, ma nel 1979 è costretto a venderli e si separa veramente con grande sofferenza da tutta la sua collezione. E tutta la sua famiglia collaborava a un carteggio smisurato, conservato oggi all'archivio Zavattini di Reggio Emilia, Biblioteca Palizzi, in cui è contenuto una quantità infinita di materiale interessantissimo di corrispondenza fra Zavattini che veramente con una pervicacia, con una tenacia, con un'insistenza incredibile che solo chi conosce bene Zavattini può immaginare quale possa essere, chiedeva agli artisti incessantemente di fargli un quadretto e l'ha chiesto veramente a tutti. L'unico a cui non ha avuto il coraggio di chiederlo è Picasso perché si vergognava troppo. Però spesso riceveva anche rifiuti, riceveva critiche, riceveva perplessità da parte degli artisti. Tutte le risposte e le domande di Zavattini contenute nelle lettere sono in quest'archivio, lavoro che ho effettuato io che è alla base del mio testo, che se avete voglia io vi invito a leggere perché è totalmente inedito. È stato scritto abbastanza sulla collezione Zavattini, ma i documenti che io ho trovato e ho in parte trascritto nel mio testo sono praticamente quasi tutti inediti ed è divertente anche vedere come l'artista nello spedire a Zavattini il quadretto diceva ah ho fatto fatica, mi è venuto mal di testa, non so se non sono abituato a farmi l'autoritratto. C'è una quantità infinita di diciamo notazioni divertenti in questo senso. E di questo carteggio abbiamo inventato per l'inaugurazione, abbiamo pensato, grazie al sostegno generoso, totalmente diciamo volontario da parte del piccolo teatro, di organizzare per l'apertura di questa sera alle 18 una sorta di performance di lettura drammatizzata di passi di lettere tra Zavattini e gli artisti, che verrà fatta appunto su in sala all'interno degli spazi della mostra. E totalmente diciamo su iniziativa del maestro Enrico D'Amato della scuola del piccolo teatro di Milano, questa alle 18. In mostra ci sarà, probabilmente visibile da questa sera, un video con materiale che proviene dall'archivio Cesare Zavattini di Reggio Emilia con interviste, documentari, filmati d'epoca di Zavattini montati assieme ad un'intervista realizzata circa un mese fa al maestro Giulio Verini.
giustamente concesso questa intervista di fronte al suo quadretto, dopo 52 anni che non vedeva il suo quadro, perché lui è decisamente molto legato alla figura di Zavattini, deve molto alla sua carriera, lo dice nell'intervista, lo ripete spesso, all'incoraggiamento che Zavattini gli ha dato. E domani vi invito alla conferenza che ci sarà alle 17.30 con il contributo del professor Barilli, mio e di Tullio Pericoli, che verrà a parlarci anche di Cesare Zavattini. Il 15 di maggio invece la conferenza verrà più dedicata allo Zavattini, scrittore, letterato, uomo, con contributi di una brava studiosa di Roma che si chiama Maria Laura Gargiulo, anche lei sul cinema, e un contributo da parte dell'archivio Zavattini sulle attività dell'archivio, Valentina Fortichiari e Gianni Perenco Garnieri, il fotografo che ha lavorato tanto anche lui con Zavattini e che ci ha gentilmente concesso di pubblicare il catalogo delle sue immagini. E passo a raccontarvi il più velocemente possibile quella che è un po' la storia di questa collezione. Zavattini dice che gioia profonda mi danno i quadri, se avessi soldi non farei neanche comprare i quadri, perché per lui effettivamente la pittura diviene una sorta di folgorazione, come folgorazione sulla via di Damasco. Negli anni in cui scriveva, che si dedicava tantissimo al giornalismo, alla scrittura, ai romanzi e alle prime sceneggiature, inizia a dipingere, lo scrive spesso nel suo diario, fino a 38 anni non aveva mai dipinto, scopre che la pittura è un passatempo piacevolissimo che lo distrae dalle fatiche della scrittura, inizia a dipingere, dipingerà per tutta la sua vita, ma anche inizia a collezionare quadri. E infatti c'è una pagina bellissima del suo diario in cui dice: una notte stavo solo soletto nel mio studio a guardare un bozzetto della ricamatrice di Campigli che mi aveva regalato il critico Carrieri. Solo da 2 anni avevo iniziato a sentire la pittura, sognavo a colori, qualcosa di furente, quasi ad alta voce pensai che sarei stato molto contento se avessi potuto mettere un quadretto d'autore per parete e perché non due? Mi soffiò nell'orecchio il diavolo, insomma, scrissi una trentina di lettere ai miei amici cominciando con Carrà e finì con Damiano.